Allora, l'ultima chiacchiera sulle monti, perché parliamo di questo, divertiamoci non solo dei cavalli, è che potresti montare nel bruco. Sì, a voglia. C'ho un bel rapporto con questi ragazzi al bruco. Allora, la possibilità c'è, vedremo. Diciamo che che ci può verificarsi la situazione, dipende un po' da cavalli. Diciamo che anche lì è una contrada, ci sono che Gigi ha vinto un monte di paglia, c'è un bel rapporto Gigi, io arriverò dietro a questi tipi di rapporti, perché giustamente io penso sia anche giusto, no? Avere una certa scaletta, che ha vinto diversi pagli, c'è altri fantini e magari potranno arrivare prima di me, però io è una strada che la percorrerei volentieri, perché è una bellissima contrada, si sta tutti assieme a una bella contrada, al bruco, e c'è da fare una cosa solo, andare a vincere, perché no, insomma. Ma non sarebbe questo un cambio di strategia? Perché cambio strategia? Io penso che un fantino deve cogliere il momento, la situazione migliore al momento migliore. Se il bruco c'ha la situazione migliore, mi chiamerà, perché non ci dovrei andare. Bene. Per quanto riguarda, restando nel tema delle monte, all'inizio si era detto subito dopo l'estrazione che saresti andato nella lupa, perché la lupa non ha avversari, eccetera. Sì. C'era comunque un buon rapporto. Ma voglio, c'è sempre stato, come c'è stato in tutte le contrade. È cambiato qualcosa oppure? No, no, a parte mia no. Comunque una contrada a correre, e c'è la possibilità di andarci a montare, vediamo le situazioni, basta. E idem per la chiocciola, perché si parlava, io se lo chiedo, cioè, di un accordo invernale, di cose, di intese invernali. Non c'era ancora il capitano, c'era l'accordo, con chi l'ho fatto io? Io chiedo, ovviamente. No, ma voglio una contrada dove ci possa andare, benissimo, perché anzi sarei anche contento, perché alla fine è una contrada, sono convinto che uno ci fa il suo paglio, anche lui è a 7 di vittoria, ha la stessa cosa che voglio io, vuole vincere, sicché io non le contrade dove voglio vincere, ci vado tutte le parti volentieri. Anche perché TT è a quota 3, Mari a quota 3 e voi, te Gingillo, siete lì. Questi ne hanno fatti anche 8 più di me, eh. È diversa la cosa, però aspetta, io ci provo. Ci provo, diciamo, io ci ho avuto anche un po' d'anni, un po' di sfortuna, magari ho montato anche qualche cavallo meno, c'è stata la situazione che due o tre volte ho avuto sfortuna, il paglion Fedoro in testa mi è cascato, quello con Giove Deo Sero in testa si è fatto male, quello con Ivanov è andato così, anche lì c'era un po' di situazioni, ci ho avuto un po' d'anni di sfortuna, e purtroppo io penso che nel paglio conti tanto anche l'opzione fortuna, c'è magari delle situazioni in cui le cose ti vengono bene e non te le sudi. E io sono uno di quelli e per farmele venire bene mi tocca sudarmele. Ma mi va bene, ormai lo so, la prendo, ma alleno di più e va bene. Quindi insomma, comunque il terzo palio ci pensi intensamente. Ma di certo non dormo neanche la notte. Io sono fatto così, per me è tutta una sfida. Purtroppo se il mio carattere è brutto, io sono fatto così e cioè a me mi. Ma anche in provincia stessa, magari tanti mi dicono, ma perché te quando vai, ma perché io mi alleno tutto l'anno e l'appagamento più bello è vincere, poi i soldi e quelle altre cose vengono tutte dopo, però per rimanere a un certo livello in questo lavoro te devi vincere, perché se non vinci poi va bene fare anche pagli dignitosi, perché alla fine l'importante, poi ci sarà la volta che caschi, la volta che non arrivi neanche, perché alla fine non è che tutte le volte conta. Però uno deve cercare di mettercela tutta e se vinci alla fine va bene, siccome mi sento bene, sto bene, la voglia ce l'ho, penso non mi manchi niente, voglio provarci, se poi non vinco e rimarrò a due, cioè persone che hanno 20 punti, saranno peggio di me. Senti, e pathos si porta o no? Io sono onesto, senti, e pathos è un cavallo che ha fatto 4 corse in provincia, ha fatto 2 volte la prova di notte l'altro anno a luglio e agosto perché ha passato per visite, poi ha fatto una corsa a Fucecchio, ho vinto la batteria, è andato in finale, è cascato in terra perché siamo scivolati, poi la bestia, sicché ha preso un bel colpo. Poi corsa a Monticiano, è arrivato di Trapericlea, che è una bella cavalla, si sa tutti la qualità che ha. Schelka ha fatto 2 volte a Mociano e ha rifatto le prove di notte in piazza. Secondo me è un cavallo che 4 corse non bastano per andare a fare un paio di Siena. Io sono onesto, perché è un cavallo giovane, è un cavallo 4 corse solo. Secondo me un paio di anni di provincia un cavallo le deve fare prima di far paio. Insomma un po' di corse, secondo me è sempre un po' acerbo, se poi lo vorranno prendere lo prendono, però secondo me, io gliel'ho detto anche alle contrade, secondo me è presto per prenderlo, perché poi ti trovi magari a frettare le ossa, butta via un cavallo e un altro anno ci può venire un bel cavallo per piazza. Anche perché questo lotto si rifà un'altra volta come a luglio? Io non lo so, io non lo so come si rifarà questo lotto, perché alla fine dipenderà tanto cavalli. Se ne levano troppi, poi alla fine. No, il problema è che se uno te lo porta nelle previste, uno te lo boccia nelle previste, arrivi lì che c'è 2 cavalli soli e le persone abbiano detto, ma 2 soli con questi qui come si fa? E allora c'è la domanda, ma saranno meglio, saranno peggio? Poi magari fa un lotto in basso e ce ne sempre 3 che sono troppo meglio di quell'altri. Alla fine è così.
ma te preferisci, cioè te hai sempre voluto cavalli, oh, mi distrai, hai sempre voluto i cavalli buoni comunque, come preferenza, sì. Io ci ho sempre provato, non mi è toccato moltissime volte montarli, però io ci provo sempre. Poi monto veloce che c'è, però devo fare, sono fantino e devo, c'ho un giubbetto da rispettare, devo fare quello che devo fare, che ci abbia lo buono, lo può buono, quello di mezzo. Senti, ma scendere da cavallo se monti in una contrada che è rivale, ha paura o no? Andrea. Ah, nel senso di Andrea? Sì. No, io penso di, cioè io paura non ne ho, perché tanto poi su cose, se te pensi a tutte queste cose qui, alla fine non va neanche in piazza, no? Quando te inizi a pensare a tutte queste cose qui, penso che poi alla fine devi smettere. E se poi succederà, si prenderà, vedrà, non è mai morto nessuno, si piglia due schiaffi e si torna a casa, che si deve fare? Sei andato a trovarlo, mi disse Andrea. Sì, io ci sono andato perché mi faceva piacere andarci, ogni tanto lo sento, mi dispiace perché d'altra parte sono situazioni e poi, sai, ti può succedere e vinci, ma almeno c'hai la contentezza e hai vinto, perlomeno passi un inverno un po' diverso, così ti rimane l'amaro in bocca. Ci sono passato anch'io, quando si sta fermi perché ti sei fatto male, dispiace. E asca al mondo addosso, perché è così, e d'altra parte c'è da stringere e andare avanti, c'è niente da fare.